che i nostri bambini esperti ne hanno realizzato in favore degli ipovedenti. In ogni caso, come appunto è già stato introdotto, il tema del gioco sano e del gioco malato è un tema che va portato avanti con forza sia dal punto di vista amministrativo, gli enti locali, ma anche gli enti sovraordinati, perché sapete che il tema del gioco d'azzardo patologico è ormai un tema che è venuto alla ribalta negli ultimi anni, con delle cifre di consumo sia di gioco che purtroppo di patologia veramente molto alte. Quindi è stato un piacere iniziare a collaborare con tutto il nostro gruppo di Valdarno Uno Slot, che è un comitato che si è mosso compatto, un comitato trasversale, si è mosso proprio in favore del contrasto a questa patologia. È stato veramente molto bello riuscire a condividere questa iniziativa, e quindi anch'io faccio i complimenti come sempre agli organizzatori, perché è sempre più importante riuscire ad arrivare dappertutto con la sensibilizzazione. Diciamo che è uno degli argomenti e delle frontiere che dobbiamo sfruttare il più possibile per arrivare soprattutto ai giovani, che imparino quindi a giocare e a divertirsi in modo sano e in modo sociale. Un ringraziamento per la sensibilità dimostrata verso il calcio dagli organizzatori, perché noi veramente tanti anni che ci dedicano, ci danno la possibilità di raccogliere, quindi di avere delle entrate attraverso questa iniziativa. Per noi sono momenti importanti, perché il CAGIT si regge, può portare avanti i loro progetti, quindi prima di tutto il progetto Scudo e anche l'acquisto delle attrezzature che recentemente donato al nostro ospedale, grazie sia alle donazioni sia alle raccolte che vengono fatte attraverso le iniziative. Non lasciamo per ultimo, non so perché. Hanno detto tutte le cose serie, dice no, di un par di mischierate. Io voglio, già ha detto dell'inno, io sono uno dei componenti, spero che vi piaccia quando lo sentirete. Prima cosa, però voglio mettere il punto sulla Pagliardia, voglio mettere un punto, perché queste squadre, io l'anno scorso ero capitano della squadra di San Giovanni, quest'anno non lo potevo fare perché ero dentro l'organizzazione, ho demandato questa cosa, però quello che mi è piaciuto tanto è la Pagliardia che c'è fra tutte le squadre, e fra i giovani come noi e gli ultra cinquantenni come loro. Però ecco, volevo dire, a me mi è piaciuto tanto, continuiamo così, perché questa è la strada per poter andare avanti. Grazie a tutti.